60 anni dalla tragedia di Marcinelle, 60 come le vittime abruzzesi che morirono nella miniera di Bois du Cazier. Era il 1956, l'Abruzzo custodisce la memoria di quel dolore e oggi a rendere omaggio a quegli uomini arriva anche Sua Altezza Reale, la principessa Astrid del Belgio. La sua visita si svolge a Manopello, comune dal quale provenivano 23 vittime. Al suo arrivo l'emozione e la solennità di un'intera città. Sì, questo è un segno di solidarietà qui dopo 60 anni di questo disastro. Infatti è vero, sì, è un segno veramente di amicizia tra i due, occasioni di amicizia tra i due paesi. E c'è da sperare che non succeda mai più, di aver bisogno di andar via e di morire per il lavoro. Esattamente, sì, è vero, sì. Grazie tanto. Merci, madame. A stupire tutti, oltre ai modi gentili della principessa, anche la disponibilità a rinunciare all'etichetta e concedersi ai saluti e alle dimostrazioni di ammirazione della cittadinanza. Una gentilezza che riporta alla memoria un'altra visita, quella della regina Paola, avvenuta subito dopo la tragedia. Già me l'avevano detto e non a caso anche la mamma regina Paola è stata così nel 1956, quando purtroppo ci fu la grande tragedia, e la regina Paola andò ad abbracciare tutte le nostre donne, tutti i nostri bambini, quindi la figlia è come la mamma, possiamo dire. Dopo 60 anni c'è stata questa visita istituzionale che è assolutamente eccezionale. In questa giornata Manopello come l'ha vissuta e come l'ha preparata? Ma Manopello è da anni che sta cercando di ricordare sempre la tragedia di Marcinelle. Non a caso questo sarà uno dei primi appuntamenti molto importanti da cui destinare questa giornata. Non possiamo far sì che i nostri giovani possano dimenticare Marcinelle, perché Marcinelle e Manopello e tutti i comuni italiani sono il simbolo dell'emigrazione italiana. Un ricordo doloroso per chi quel giorno c'era e ha visto bruciare quella miniera e perso un pezzo della propria famiglia. Lei è la persona che più di tutte può raccontare quello che successe a Marcinelle. Oggi come l'ha vissuta? Male. Mi è piaciuto perché ho visto che è stato un onore a ricevere la principessa qua a Manopello. Però quel dispiacere, la metà nostra è rimasto là. Qual è il ricordo più brutto di quel giorno? Quando abbiamo sentito si sta a bruciare la mina. È una cosa terribile, il mondo continua, la vita va avanti, però quella visione di quel giorno non si può dimenticare, per niente proprio, perché è stata una cosa fuori del normale, non l'ho visto mai una cosa terribile così. Quanti anni aveva suo marito? 28, 9 anni che già lavorava in mina, c'aveva 19 anni quando è arrivato in Belgio e quando è morto mio marito io c'avevo 21 anni e mezzo, 2 anni e mezzo di matrimonio e un bambino di 20 mesi. La principessa partecipa alla deposizione della corona in memoria delle vittime, tante stelle quante le vite perse l'8 agosto del 1956. La scena più toccante avviene quando la principessa non riesce a trattenere le lacrime. Poi vede 2 minatori, si avvicina a loro e gli chiede da dove provenissero. Molto gentile, siete stati meravigliosi. Cioè, vedendo, si accomodò su anche lei un po', vedendo noi da minatori. Certo, gli ha fatto un po' tutto là. Le lacrime della principessa nel vedere la sì, corona. Ci ha colpito un pochettino, anche perché poi quando ha sentito che noi, io sono di Biering, lui di Zolder, ha sentito un approccio molto caloroso, bellissimo. La visita a Manopello si conclude con una folla che applaude quella visita tanto sentita quanto partecipata, che rende omaggio agli abruzzesi che persero la vita per cercare un lavoro lontano dalla propria terra, una storia che oggi sembra più attuale che mai.